L'appuntamento è alle ore 10 di domenica prossima, di domenica 13, con partenza in Viale Leopardi, due giri come lo scorso anno, il percorso è lo stesso, molto veloce. Transiterà al centro con un passaggio intermedio al settimo chilometro e successivamente al 17,5 a Piazza della Repubblica, dove c'è anche un rilevamento cronometrico anche per impedire insomma, eventuali tagli. Abbiamo l'orgoglio di ospitare atleti in rappresentanza di quattro continenti, Europa, Africa, Asia e America. Abbiamo 16 nazioni che variano diciamo, dall'est europeo fino all'Argentina, passando poi per l'Africa con Uganda, Kenya, Ruanda, quindi atleti insomma, molto tra loro anche importanti. C'è anche un atleta che ha partecipato a due Olimpiadi, un moldavo, che nell'occasione sarà la lepre di una atleta ucraina, Sofia Yaremchuk, che cercherà di migliorare il proprio personale e raggiungere, insomma, migliorare sensibilmente il record della manifestazione. Da un punto di vista anche numerico, come diceva Francesco, abbiamo incrementato del 20% gli iscritti e molti vengono da fuori regione. Abbiamo toccato praticamente quasi tutte le regioni d'Italia, tantissimi ci hanno prenotato, insomma, e alloggeranno qua. E la gara maschile presenterà il via l'atleta che lo scorso anno aveva vinto, ma poi è stato squalificato per aver ostacolato sul traguardo quello che poi è risultato il vincitore, quindi sarà il via Premien Maniera Fascia, mentre purtroppo sarà assente Pontien Taverius Shinteg, che è un atleta nostro, tesserato per la nostra società, la Lovran Athletic Terni, che è rimasto purtroppo in Ruanda a causa di un lutto familiare avvenuto nel mese scorso. Però a contrastare Maniera Fascia, che è, anche domenica scorsa ha vinto una mezza maratona internazionale, ci saranno due atleti keniani, Magia e soprattutto Kipchumba. Per quanto riguarda gli atleti italiani o naturalizzati, c'è Mohamed Haji e Nadir Cavagna, che cercheranno di giocarsi la vittoria, diciamo il premio per il primo italiano al traguardo.